Una bella presenza, siamo con Pino Sciarrino, ma abbiamo anche delle testimonianze importanti. Quali, Don Marcello? Innanzitutto, oggi è il 27 settembre, nella zona di Eboli e di Campagna si festeggiano i santi Cosme e Damiano, i santi medici. Da noi c'è un grande amore per questi santi carismatici e guaritori. Allora, per questo ho voluto invitare il carismatico Pino Sciarrino, che non è medico di professione, ma il Signore gli ha dato un potente carisma di guarigione e di liberazione, riconosciuto anche nella sua diocesi di Milano perché il suo vescovo garantisce per lui. Ecco, Pino è un mio carissimo amico, io gli voglio molto bene, e 3-4 volte all'anno viene qui nella nostra comunità. Spesso vado io da lui a Missaglia, in provincia di Lecco. Allora, ogni volta che Pino viene, ci sono sempre delle guarigioni e delle liberazioni. Allora, ho invitato la signora Erminia di Cava dei Tirreni, perché l'ultima volta che Pino è venuto, Pino gli ha fatto una preghiera, la signora era molto preoccupata, il marito qui presente l'ha accompagnata, perché la signora doveva operarsi un tumore al seno. Quindi, e la signora adesso ci racconta la sua testimonianza. Ha preparato anche una testimonianza scritta che daremo ai medici, proprio perché vogliamo essere molto precisi, documentati su queste cose, non possiamo essere superficiali o approssimativi. Lo so che quando accade una cosa così importante, soprattutto spirituale, di preghiera intensa, vorremmo essere a dare dovizia di particolari, ma in questo caso il tempo è nostro tiranno. E allora cosa è accaduto? Come spiritualmente in preghiera è intervenuto Pino e cosa vivi adesso? Cosa è accaduto? Partiamo dal primo momento. Allora, sono venuta qui il 1º giugno Di quale anno? 2024 e ho incontrato Pino, grazie a Nadia, quel giorno non dovevo entrare, e dopo la preghiera di Pino ho sentito un calore per tutta la persona, che non era emozione come pensavo io, e io avevo un fibroma al seno, alla mammella destra, e che mi era stato diagnosticato, prima avevano sbagliato, poi il senologo aveva detto che dovevo operarmi il 13 giugno e il pre-ricovero era il 3 giugno. Io il 1º giugno sono venuta qui, dopo la preghiera di Pino, ho sentito questo fuoco che mi ardeva dentro, ma la cosa più grande è stata non la guarigione al seno che ho avuto poi l'11 giugno, che mi sono svegliata la mattina, non c'era niente più, non avevo Ci assolutamente niente più. spieghi bene, allora, perché stiamo seguendo con attenzione. Allora lei, il 3 giu 1º giugno le diagnosticano questo fibroma al No, seno. sono venuta da Pino. Il 24 Però maggio prima 2024 il mio senologo ha detto che avevo sto fibroma e 24 maggio. mi dovevo operare il 13 giugno a Quindi Sant'Antonio. 24 maggio, poi c'era l'intervento da fare, lei incontra Pino il Il 1º di 1º giugno. giugno. Il 3 giugno avevo il pre-ricovero, sono andata in ospedale, in clinica dove mi dovevo operare, hanno fatto tutti gli accertamenti, c'era questo fibroma, dovevo operarmi il 13 giugno. Durante questi giorni, dopo la preghiera divina, avevo una pace, un amore interno che era qualcosa che non era umano, che mi aveva trasmesso Pino, e non è umano, non è umano. E infatti ancora io vivo questa cosa dentro. E infatti poi l'11 giugno mi sveglio la mattina, 2 giorni prima dell'intervento, mi guardo come ogni mattina, non avevo nulla più, il seno era perfettamente sano, chiamo il senologo, lui mi vede proprio l'11 giugno, la stessa mattina, dice qui non c'è ferita, non c'è nulla, non c'è, è scomparso. Io ho cercato dappertutto, ma non c'era niente, 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 niente. E adesso, perché Pino intanto parla, e ha detto delle cose importantissime sottovoce, perciò bene, è il Signore. Sì, che il Beh, è il Signore. Signore E era adesso lì le al ne... suo strumento, Ecco, questa è la cosa. tremendo. Infatti i suoi occhi quando mi hanno guardato quel giorno non erano i suoi occhi, Vedete, e dagli occhi della Signora si può trasparire non tutto. erano. E io tuttora vivo questo, tuttora vivo questo. Adesso lei, grata al Signore attraverso la preghiera di Pino,
ha pensato di fare cosa, oltre che nella preghiera ringraziare Dio? Testimoniare forse? Sì, sì, è la testimonianza, è la prima cosa per glorificare il Signore e Maria. Che mettere anche per iscritto questa testimonianza, sì, da dare ai medici. Ecco. Già ha fatto anche le foto, tutto, c'è tutto. Però non sottovalutare anche un'altra persona, Don Marcello Stanzione, sì, che ha fatto venire Pino. Grazie a sacerdoti come Don Marcello. Ognuno che fa la sua venire, parte. Sì, anche grazie a sacerdoti come Don Marcello. Non eravamo qui, se non ci invitavano non eravamo qui. È il marito che ha vissuto in maniera discreta, ma ha sofferto tantissimo. Immagino. Sicuramente ho sofferto, però do pure io gloria a Dio per quello che è accaduto e per la pace che lei adesso sente dentro, questa pace che sente dentro. Il miracolo più forte. Io ero una persona. In un primo momento il marito giustamente ha detto alla moglie: ma dove vuoi andare? A campagna? Infatti, ma dove vuoi andare? Sì. Non ci voleva venire, sì. Però siccome ama talmente la moglie, come tutti i bravi mariti, alla fine ha detto sì, vabbè, andiamo. Ma lui all'inizio ha detto: ma dove vuoi andare? Sì, infatti è vero questo. Grazie. Prego.